Oggi mi limito a fare un'importante, a mio parere, interrogazione. Soprattutto di recente sappiamo che il Presidente Musumeci, su decreto, ha bloccato il decreto di Crocetta sugli assegni di cura per i gravi disabili. Sappiamo tutti che la persona disabile non è un progetto, è ha diritto a una libera scelta e quindi parliamo di caregiver. Il caregiver, caregiver sono quelle famiglie o quelle persone che comunque assistono l'ammalato, e c'è un assegno di 1.500 euro al mese che viene erogato, che a mio parere sono pochi, perché gestire un disabile grave per 24 ore con quelle 1.500 euro, a mio parere, devono essere addirittura aumentati, non bloccati. Perché comunque quella famiglia per 24 ore è impegnata, se deve pagare comunque un assistente che si occupa del disabile, certamente non sono somme che comunque possono andare a garantire questo servizio. E qui si parla di blocchi o di cambiare delle strategie, e questa è una cosa grave. Noi non ce lo possiamo permettere. A tal proposito presento un'interrogazione al sindaco Nicola Cristaldi, all'onorevole Musumeci, all'assessore regionale alla famiglia, alla politica sociale e del lavoro, dottoressa Maria Eppolito, a tutti i deputati della regione dell'ARS, al direttore dell'ASP Bavetta e al commissario dell'ASP dottore Candela, e per conoscenza la invio pure al presidente del Consiglio Comunale. Leggo la testuale interrogazione, presidente. Disabilità, come oggetto disabile gravissimi e grave, mantenimento dell'assegno di cura, riconoscimento del diritto della libera scelta del caregiver. Premesso che il contributo monetario come sostegno del disabile gravissimo ha aiutato a migliorare le condizioni di benessere e di qualità di vita dello stesso, considerato che nessuno conosce meglio, meglio del familiare i bisogni primari dell'assistito, infatti esso è parte integrante dell'unità di valutazione multidisciplinare dell'ASL, norma contenuta nello schema dell'articolo 14 legge 328/2000. Premesso che oggi si richiede alle istituzioni uno sforzo maggiore per considerare il disabile una persona, nonostante le condizioni di salute precarie, in grado di decidere per chi conquistare e da chi farsi assistere. Considerato che l'assegno di cura ha permesso al disabile gravissimo ed a chi ne fa le veci di scegliere liberamente la persona più idonea con la quale ha instaurato un rapporto di fiducia, tenendo conto della dignità dell'individuo in quanto tale, a prescindere dal suo stato di salute. Diversamente da quel che accade con il servizio di assistenza indiretta, che mortifica la persona con disabilità gravissima, focalizzando l'attenzione solo sulla sua disabilità. In assenza di interventi da parte dello Stato e la famiglia che garantisce l'assistenza necessaria per consentirne per permanenza nel proprio domicilio, il familiare rinuncia alla propria vita per garantire l'assistenza al proprio familiare disabile 24 ore su 24. Premesso che il decreto presidenziale numero 545 del 10 maggio 2017, articolo 3, stabilisce un assegno mensile di 1.500 euro per ogni disabile gravissimo, questo contributo monetario ai disabili è irrisorio rispetto a ciò che fino ad oggi si è sperperato con la formula di assistenza indiretta. Nei vari passaggi burocratici il dispendio delle risorse economiche è pari al tipo rispetto al contributo diretto al disabile gravissimo. In riferimento alla legge regionale stabilita del 9 maggio 2017, numero 8, articolo 9, rubricato Fondo regionale per la disabilità per la non autosufficienza, pubblicato in gazzetta ufficiale data 7 maggio 2017, numero 20, parte numero 14, ed in vista del decreto presidenziale da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge su proposta dell'assessore regionale alla salute, che stabilirà i criteri e la modalità di erogazione degli interventi di assistenza di cui al comma 2 lettera B, ivi compresi i trasferimenti monetari, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza in relazione al progetto di vita. Si interpella il sindaco di Mazara del Vallo, onorevole Nicola Cristaldi, al fine di intervenire nelle giuste sedi affinché si vigili sul corretto andamento ed esito positivo, mantenendo l'assegno di cura per come era previsto secondo la suddetta legge. Si chiede pertanto che rimanga invariata tale decisione nel rispetto delle convenzioni ONU sui diritti del disabile del 2006. Si interroga il Presidente della Regione Sicilia, onorevole Nello Musumeci, sulle sue intenzioni riguardo all'assegno di cura. Per quale motivo si suppone che per una giusta assistenza al disabile gravissimo si deve affidare per forza alle cooperative? Considerando le risorse disponibili, non sarebbe preferibile che l'assegno di cura rimanga in forma diretta piuttosto che tornare ad affidarsi
agli enti terzi del settore? Perché non mantenere invariato il decreto presidenziale numero 545 del maggio 2007 come volontà del disabile? A cosa servirebbe una rendicontazione che limiterebbe la volontà del disabile gravissimo di vivere la propria vita in totale libertà di scelta, migliorando il suo tenore di vita? Naturalmente qui chiedo io una risposta urgente e scritta. Naturalmente chi stabilisce che un disabile grave è una commissione di professionisti. Parliamo dell'ASP, parliamo anche del Comune di Mazara del Vallo con gli assistenti, eccetera, eccetera. Quindi parto dal presupposto che questo non è un problema da sottovalutare, è un problema importante. In questo caso io parlo per i disabili della nostra città, ma parliamo anche dei disabili di tutta la regione Sicilia. La politica, questo è un problema che non ha colore politico, è un problema che va affrontato da tutti i sindaci, a mio parere, perché poi le responsabilità poi ce l'ha la politica del proprio territorio. Quindi se il sindaco Nicola Cristaldi può fare fede di questa interpellanza, lo invito a fare, a portare avanti gli interessi della collettività. L'obiettivo mio è quello sicuramente di non mollare, non fermarmi a questa interrogazione. Porterò avanti altre proposte alla Regione Sicilia, chiederò delle audizioni importanti, si faranno anche dei tavoli tecnici, perché il disabile sicuramente merita rispetto. Io non sono a favore del blocco dell'assegno di cura, giù le mani dall'assegno di cura. Grazie.